Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video. Nel video precedente, dove parlavamo di cosa mi porto nello zaino per l'uscita di un giorno, alcuni mi avete richiesto il contenuto di questo strumento. Ma che cos'è questo strumento? Questo strumento io lo chiamo strumento per la vita, ossia è quello strumento che io porto sempre e dico sempre con me nel tascone dei pantaloni. Questo può essere appeso anche al collo. Stiamo parlando di un contenitore di plastica rigido che generalmente viene venduto nei negozietti come porta cellulare, eccetera. Il peso del contenuto, stiamo parlando di 200 grammi, quindi non 200-220 grammi per l'esattezza, quindi non pesa assolutamente nulla. Cos'è questo strumento e a che cosa serve? Molti di voi, credo la maggior parte, può capitare che abbiamo fatto un'escursione, siamo andati nel nostro posto, abbiamo posato il nostro zaino magari a terra o vicino a una roccia e siamo andati a fare o della legna, o ci siamo fatti un giro per raccogliere due bacche, o abbiamo fatto semplicemente un giro per guardare il panorama, alleggerendoci e un po' riposandoci le spalle dal peso del nostro zaino con i nostri accessori. Premetto che io ho una visione della sopravvivenza e anche un po' mischiata, diciamo, al bushcraft. Però per evitare qualsiasi imprevisto sarebbe sempre ottima cosa pianificarlo prima. Perché pianificarlo? Perché anche dal momento in cui voi andate a posare lo zaino per un secondo o andate a fare un giro per raccogliere un po' di legna, o magari state facendo una foto del panorama, se in quel preciso istante potrebbe capitare che cadete, inciampate e andate a finire in un precipizio, oppure magari andate a cadere in posti dove sembrava che la situazione era una situazione abbastanza tranquilla, ma non avete visto qualcosa e si è creata una situazione di sopravvivenza. Dal momento in cui noi abbiamo questa situazione, non abbiamo i nostri accessori dietro, non abbiamo il nostro zaino perché l'abbiamo lasciato. Ora, non dico che è sbagliato lasciare lo zaino, perché un po' lo facciamo un po' tutti, magari quando siamo un po' stanchi lo lasciamo due minuti, ma è anche vero che se noi con noi dietro abbiamo uno strumento di questo, diciamo che siamo un po' più tranquilli. Questo strumento, come dico, io non lo levo mai, lo lascio sia per dormire, sia se devo andare in bagno, sia se vado a fare una foto, per qualsiasi cosa, questo strumento io ce l'ho sempre nella mia tasca dei pantaloni. Ora, non dico che voi lo dovete avere per forza, io sto parlando prettamente, come ogni mio video, sulle mie esperienze e sul modo in cui io ho di vivere la natura, o magari metto delle piccole, mi preparo sempre su un piano della pianificazione personale per qualsiasi cosa. È un mio modo di fare, un mio modo di essere, non dico che è giusto. Se a qualcuno potrebbe tornarci utile, eccoci qua. Andremo ora a parlare di quale strumento io porto sempre con me. Iniziamo. Allora, un contenitore deve essere un contenitore di plastica rigido o con una chiusura termica, che l'acqua non deve entrare, e dalle dimensioni non troppo grandi. Qua, come vedete, ho anche inserito i miei dati personali, il nome, il cognome e tutto, un numero di cellulare. Per qualsiasi cosa potrebbe essere tirato questo contenitore e già avere delle piccole informazioni, o semplicemente comunque avere delle piccole accortezze in più. Andiamo ad analizzare cosa c'è all'interno. Come vedete, nella confezione qua abbiamo una guaina che è per non far entrare l'acqua. Quando noi apriamo questo strumento, le prime cose che spiccano sono questa è semplicemente una piccola spagnoletta dove può servire, che ora magari vi spiego meglio, sia per cucire sia avere un po' di filo dietro, ci può tornare sempre utile. Cos'è questa? Questo qua è un tappo di bottiglia di plastica tagliata, una qualsiasi bottiglia di plastica, ma voi mi chiederete a cosa serve. Serve semplicemente, questi sono dei sacchi, i sacchi che vengono utilizzati per il congelamento, quindi sono dei sacchi che abbiamo tutti in casa, che in caso di necessità, in caso di sopravvivenza,
avendo uno strumento dietro di questo, facendo questo, inserendo dal tappo della bottiglia tagliata questa busta, ci siamo in questa maniera. Andremo a creare una sorta di borraccia, una sorta di borraccia e contenitore dal peso davvero irrisorio, ma noi tramite questa abbiamo una piccola borraccia qua. Questa è un pezzo di busta che io ho tagliato, ma come vedete qua abbiamo anche quella grande, quindi la possiamo usare anche se la vogliamo una bottiglia più grande, o può anche servirci come contenitore, essendo che non avremo niente dietro per raccogliere bacche, per raccogliere qualsiasi cosa, o magari semplicemente per tenerle in una maniera più pulita e priva di germi. Quindi questa è la prima cosa che noi risulta, perché comunque sappiamo come regola di base che l'acqua è il primo strumento che in caso di sopravvivenza dovremo cercare, e che superati 3 giorni avremo, perché 3 giorni senza acqua non si può, poi non si può più vivere. Quindi il nostro interesse, l'acqua, rimane sempre una delle cose fondamentali. Come stavo facendo vedere prima, qua dentro questa spagnoletta, insieme ad una accoppiata, qua dentro abbiamo della lenza, un piccolo amo e un piccolo ago. Quindi questo va a formare il nostro kit cucito e il nostro kit pesca. L'ho avvolto dentro lo scotch di carta per evitare che mi pungessi e per occupare meno spazio, perché comunque, come vedete, il nostro piccolo, chiamiamolo così, il nostro piccolo EDC minimalista, abbiamo un contenuto abbastanza piccolo, quindi ci dobbiamo adeguare al nostro contenitore. Ognuno è libero, magari, se lo vuole un po' più grande, un po' più stretto, in base alle sue esigenze. L'importante è che sia tenuta stagna, o che in caso di caduta in lago, in fiume, che sia galleggiante. Questo è importante. Quest'altra è una piccola tovaglietta che al contatto con l'acqua cresce e diventa una sorta di asciugamano. Quindi magari ci può tenere utile se siamo feriti, se ci dobbiamo asciugare. Avere una tovaglietta dietro è sempre comoda. E poi, ripeto a dire, non occupa nessuno spazio. Come voi sapete nei miei video, io sono molto religioso e sempre ho con me un'immagine o un crocifisso o un'immagine di un santino. Questo è Padre Pio, perché in qualsiasi cosa che potrebbe capitare, diciamo, sono uno di quello abbastanza religioso e credo nel Signore. Un'altra cosa che spicca nel nostro kit è questa lama. Questa è una lama per tagliare il legno. Non occupa spazio e la cosa bella è che taglia abbastanza bene. Questa magari, se la legassimo in un pezzettino di ramo, di legno, abbiamo una piccola sega che sappiamo che ci può tenere sempre utile. Un'altra cosa importante nel nostro kit sono questa accoppiata, che sarebbe la benda della garza sterile e dell'acqua ossigenata. Questo è un contenitore a tenuto stagno, che dove all'interno ho messo dell'acqua ossigenata, che non perde assolutamente ed è ottimo perché occupa pochissimo spazio. Quindi se siamo feriti e dobbiamo disinfettare una nostra ferita, tramite questi accessori ci permette di farlo. Poi, come vedete, come vi faccio vedere, le cose all'interno sono messe abbastanza, diciamo, a pressione, perché lo spazio è quello che è. Quindi andremo a tirare fuori i nostri altri accessori. Scusate, questo è un pochettino messo, si è messo un pochettino a duro, e piano piano ora lo andremo a tirare. Ecco, non può mancare ovviamente il nostro Victorinox, perché sappiamo che avere la lama di un coltello è sempre una delle cose fondamentali che noi possiamo avere dietro. Non occupa spazio e non ha molti accessori, però è sempre ottimo avere un Victorinox dietro. Un chiodo può sempre tornarci utile avere
magari un chiodo dietro e sempre un pezzo di acciaio appuntito può sempre tornarci utile. Non occupa spazio e lo possiamo inserire tranquillamente nel nostro NDC, nel nostro strumento per la vita, un germine più tecnico e magari delle utilità che noi dobbiamo fare. Un altro accessorio che abbiamo è questo multiuso. Molto importante, lo ritengo molto importante per vari fattori. Abbiamo una piccola bussola che può sempre tornarci utile, un altro strumento che è ottimo, abbiamo anche una piccola luce. Come vedete abbiamo una luce che può servire per qualsiasi cosa. Se dovremo passare la notte abbiamo comunque un piccolo strumento di illuminazione. Ma la cosa più importante di questo strumento è uno. Sono dell'opinione che uno, il maggiore strumento per le segnalazioni in caso di perdita o qualsiasi altra cosa è avere un fischietto. Questo fa anche da fischietto, come vedete. Un fischietto che, se noi ci dovessimo perdere, è utile per segnalare la nostra posizione. La cosa bella di questo strumento è che abbiamo un multiuso, infatti fa queste tre funzioni, in un unico oggetto, che occupa poco spazio, ma ci tiene sempre, dico sempre, cioè ci tiene sempre compagnia, in quanto è uno degli strumenti utili del nostro kit. Man mano, siamo sempre alla fine dei nostri strumenti, andiamo a uscire dal nostro contenitore un altro accessorio. Questo qui, che è stato inserito in questa maniera, che ve lo faccio vedere, ma che cos'è? La cosa importante è sfruttare al meglio lo spazio che abbiamo a disposizione, essendo che è uno spazio ridotto. Questo è, all'interno troviamo della corda, troviamo questo cordino, che ho avvolto in questa maniera, perché sappiamo che la corda è uno degli strumenti molto importanti sia per legature sia per qualsiasi cosa. Avere un po' di corda dietro è sempre fondamentale. Ma come vi dicevo prima, quando abbiamo aperto il nostro strumento per la vita, dove spiccava la nostra borraccia, ho detto che l'acqua è uno degli elementi indispensabili per la sopravvivenza. Ma sappiamo benissimo che per bere l'acqua non è sempre possibile berla, perché comunque va trattata. Magari se siamo caduti, ci siamo persi e non siamo feriti, quindi ci andremo a recuperare, diciamo, il nostro zaino, e tutto questo che vi sto facendo vedere non serve. Ma è anche vero che se un domani siamo in una situazione di o siamo dovuti scappare improvvisamente per qualsiasi cosa e non avevamo il nostro zaino dietro, questi sono gli unici strumenti che sono utili per la nostra sopravvivenza. Sappiamo benissimo che l'acqua, prima di essere raccolta, va filtrata, ma per berla va anche pulita. Riguardo la filtrazione, magari abbiamo della garza dietro, cercheremo di arrivare di renderla, diciamo, più pulita è possibile, ma sempre per berla l'unico, uno dei migliori metodi è l'ebollizione. Per fare ciò, io porto sempre dietro questo bicchiere d'alluminio che non occupa spazio, e in caso sarei costretto a bollire l'acqua, ho questo contenitore d'acciaio, di alluminio, di acciaio, che ho dietro e mi permetterà di bollire l'acqua occupando meno spazio è possibile. Quindi, col minimo, diciamo fra parentesi, col minimo sforzo abbiamo la massima resa. Ed infine abbiamo una coperta termica per coprirci dal freddo, può essere usata anche come strumento di segnalazione se la facciamo spiccare col sole, e anche una semplice candela che ci può tornare utile sia per accendere un fuoco sia per alimentarla, essendo che la cera, una volta a contatto con la legna, aiuta a bruciare un po' di più. E come vedete, qua dentro non abbiamo più niente, quindi tutti questi strumenti che noi abbiamo visto era contenuto qua dentro. Ma magari voi in questo momento, alcuni di quelli un po' più, diciamo, tecnici, state dicendo: sì, sono delle ottime cose, però magari in questo kit manca una cosa essenziale: il fuoco. Come sappiamo, oltre all'acqua e il coltello, il fuoco è uno degli elementi che ci tiene al sicuro, ci riscalda e illumina. E qua dentro non avete visto niente.
però non è uno strumento che io ho scordato il suono completamente, ho semplicemente sfruttato al meglio il mio spazio all'interno del mio contenitore, ma qua abbiamo, diciamo, il nostro piccolo kit fuoco, che sono dei fiammiferi incerati, dei fiammiferi antivento, che noi utilizzeremo per accendere il nostro fuoco. Quindi anche se non avessimo completamente nulla per accendere un fuoco, tramite questo un po' di gazza e magari qualche legnetto anche dal posto a terra dove siamo, abbiamo quella piccola possibilità di accendere il nostro fuoco. Ragazzi, tengo a dire che non è una linea guida, non è che io vi sto dicendo siete obbligati a farlo o magari questa è una cosa corretta o no. Io sto semplicemente, come ogni mio video, esprimendo le mie considerazioni personali in base alle mie esperienze. Quindi magari alcuni possono essere non d'accordo, ma è anche vero che il mio modo di vedere, diciamo, la sopravvivenza è anche questo, perché comunque tutti i problemi, tutte le cose che possono capitare in un momento di difficoltà sono dovute all'impreparazione nostra. Infatti la base, e ripeto a dire sempre la base, è una pianificazione personale delle uscite, perché alla fine noi non ci costa nulla avere un piccolo strumento dietro questo, che ripeto a dire dal peso non supera i 200 grammi, 220 all'incirca, sempre dietro, e un domani in reale caso di pericolo abbiamo questi piccoli strumenti che ci tornano utili. La base, e ripeto a dire la base, non ci dobbiamo mai, e dico mai, affidare solo agli strumenti, perché la base è la conoscenza. La conoscenza ci permette di affrontare tutto. Ma è anche vero, se questa conoscenza noi abbiniamo questi piccoli strumenti, ci viene un po' tutto più semplice. E come altro, ragazzi, cosa dire? Speriamo che questi strumenti non li utilizzeremo mai. Io già è un 6 anni che esco e che li porto dietro, però io non li ho mai utilizzati, sono sincero, perché magari io sono diciamo una persona che tende un po' più, un po' mi, diciamo fra parentesi, miracoloso, però ci tengo, mi studio la zona, mi studio il percorso, ho la tipologia del posto, la temperatura, quindi cerco di essere sempre più attento possibile. Ma nella vita uno a volte può mettere tutte le attenzioni possibili, ma sappiamo che gli imprevisti arrivano nel momento in cui uno non se l'aspetta. E con questo, ragazzi, concludo il video, sperando che vi sia piaciuto. E cosa dirvi? Una buona giornata e al prossimo video.